Un immobile di proprietà comunale sull'Appia Antica torna nella disponibilità del patrimonio di Roma Capitale. Per anni è stato utilizzato senza titolo come ristorante e ora sarà nuovamente a servizio della collettività. Sulla vicenda sono in corso indagini per appurare dinamica e responsabilità. Sono oltre 150 le offerte per la gara d'appalto per realizzare nuove preferenziali e per la protezione delle corsie esistenti. Concluso l'iter di affidamento alle ditte, i lavori partiranno nei prossimi mesi. Con questi interventi si renderà più fluido il traffico e più efficiente il servizio di trasporto pubblico di superficie. È partito il countdown per la tappa romana del Gran Prix di Formula E. Il 14 aprile, sul circuito disegnato nel quartiere Euro, in scena la gara delle monoposto elettriche organizzate dalla FIA. Un grande evento internazionale tra sport e innovazione. Al lavoro la macchina organizzativa. Sul sito romamobilità.it le informazioni e le modifiche sulla viabilità dell'area.